I vini abruzzesi sono pronti a sbarcare in India, un paese che ha grandi possibilità proprio per quanto riguarda le aziende vitivinicole della nostra regione. È così? È questo il senso di questo workshop che c'è oggi a Pescara? Il feeling è che in questo momento l'India ha molte possibilità per essere conosciuta anche dall'Abruzzo, però come seconda regione, perché in questo momento gli unici vini italiani che sono conosciuti in India sono quelli toscani, dove hanno un maggiore marketing, un maggiore appeal. Però c'è sempre spazio per tutto e lui spera che anche i vini abruzzesi sbaccheranno in India. In generale il vino sta, diciamo, iniziando a fare breccia tra la popolazione indiana, è una bevanda che si comincia a conoscere, ad apprezzare. Il vino, soprattutto nei giovani sotto i 35 anni, sta diventando molto popolare e sta sostituendo il whisky, il cognac. Quindi per ogni evento sociale utilizzano il vino per divertirsi. E ci sono all'incirca circa 400 milioni di giovani che stanno iniziando a bere del vino. È veramente quello asiatico il mercato in cui i nostri prodotti possono davvero fare la differenza? Beh sì, questo è noto, un mercato assolutamente in evoluzione. Noi nei primi anni dei progetti OCM abbiamo puntato molto sui paesi del Nord America, adesso stiamo puntando su questi asiatici, crediamo che la risposta ci sarà e speriamo, insomma, che ci sia valore aggiunto vero per le nostre imprese.